smettetela voi due. Smettetela! Sei disgustosa! Sta lontana da mio figlio, Taylor. Tu sei una donna molto malata. Mamma, che diavolo ti prende? Controllati! So che cosa vuoi fare. Stai usando Rick per farmela pagare. Sbagli, non è affatto così. Non ti accorgi di essere patetica? Credi che ti abbia preso tuo figlio e tu prendi il mio? Oh, certo che la vedi così. Così funziona la tua mente malata. Quello che sei capace di vedere sono solo complotti e manipolazioni, perché è così che sei tu. Non osare negare l'evidenza. Forse hai negato qualcosa. Mamma, ti darò una spiegazione. Mamma, sono un uomo, d'accordo, e prendo le mie decisioni. Tesoro, per favore, apri gli occhi. Taylor ti sta usando per farmela pagare. Qualunque sia il rapporto che c'è tra voi due, dovete interromperlo. Non permetterò che continui. Taylor, mi hai capito bene? Non mi sognerei mai di usare tuo figlio, Brooke. È stato la salvezza per me. Oh, davvero molto comodo. Mio figlio è stato la tua salvezza. Come ci si sente, Brooke? A stare dall'altra parte, Ecco, l'hai usato, l'hai appena ammesso. Ho ammesso che cosa? Cosa? È chiaro che si tratta di un tentativo orchestrato di vendetta a spese di mio figlio e dei suoi sentimenti. Mio Dio, mamma, perché non la smetti, per favore? No, lasciala parlare. Quelle sono azioni nel suo stile, non nel mio. No, mi sono solo accorta che Rick è un giovane uomo meraviglioso. Sì, esatto, lui è meraviglioso ed è giovane. Troppo giovane per te. È esattamente quello che pensavo. Ma sai una cosa? È stata l'unica persona sempre al mio fianco a spalleggiarmi e a combattere per me. E persino contro di te, Brooke, che sei sua madre. Oh mio Dio, tutto questo mi fa diventare pazza. Puoi smettere di essere tanto drammatica. Rick, io ti sono molto grata. Sono onorata e lusingata dei sentimenti che provi per me. Tu mi sei stato vicino in un momento per me assolutamente orrendo. Ho molto affetto per te, un profondo affetto. E in effetti, come hai detto tu, sei l'unico uomo che tua madre non può portarmi via. Quindi ho ragione io? Beh, veramente hai cominciato tu, non io, perché tu mi hai portato via mio figlio, quindi ora prendo il tuo. Tutto è lecito in amore. Ah, Rick, io ho bisogno di parlarti da solo. No. Quello che hai da dire puoi dirlo davanti a Taylor. Sono veramente in ansia per te, tesoro. Non preoccuparti. Questo è un atto di protesta? Sei arrabbiato con me per qualcosa che ho fatto? No, mamma, non ha niente a che vedere con te. Tesoro, io non riesco a capire perché hai scelto di avere una relazione con Taylor. Appunto, tu non devi capire, non ti riguarda. D'accordo, hai la mia attenzione. Ho capito, è un atto di ribellione. Questo è ridicolo, perché dovrei ribellarmi? Taylor è davvero importante per me. Che cosa vuoi dire? Che tu ti stai innamorando di lei? E se fosse? È una cosa ridicola, Rick. Non è ridicolo, mamma. Non so come finirà, d'accordo? Ma vorrei riuscire a scoprirlo. Io e Taylor proviamo sentimenti veri l'uno per l'altra. Non facciamo tutto questo per fare un dispetto a te. Non riesci a capire. Lei ti sta usando. Sta con te solo per farmi rabbia. Rabbia? Mamma, no. Lei non mi sta usando. Non è una congiura contro di te. Non è niente del genere. Siamo solo due persone con un sentimento profondo che sta nascendo. Non riesco a sopportare mia madre. Nemmeno io. Taylor, mi dispiace tanto. Di cosa? Di questa scenata. Tranquillo, ci fai l'abitudine dopo un po'. Per fortuna. Ma questo non giustifica il modo in cui ti tratta. No, non devi domandare scusa per lei. È uno sforzo inutile, comunque. In un certo senso è anche buffo. Che cosa? Il bisogno che ha lei di controllarmi come se avessi 10 anni. Sì, sai, in fondo succede a molte madri. Forse tu mi stavi usando per farle capire questo. Volevo farglielo capire, sì. E per questa ragione mi hai baciato proprio davanti a lei? L'abbiamo sconvolta, vero? E dov'è tutto questo amore di cui parli, allora? Ho capito. Allora, mia madre è convinta che tu stia usando me e adesso tu ti domandi se io uso te. Mi usi? In effetti ho provato una strana sensazione che non so spiegarti. Vuoi dire mentre mi stavi baciando davanti a tua madre? Sì.
Il bacio era per me o era per lei? Per tutte e due. Beh, almeno sei sincero. Tutto quello che ti ho detto era la verità. Ti credo. Sai, devo confessarti che qualche volta sento una specie di vocina nella mia testa e non riesco a controllarla. E che cosa dice questa voce? La voce dice: abbraccia quella donna e dalle un bacio. La senti spesso questa voce? Oh, solo quando sono con una certa persona. E non è che la senti anche adesso? È una risposta esauriente. Anche a me sembra di sentire una voce. Sta dicendo: esci di qui prima che sua madre vi sorprenda di nuovo. Sì, andiamo. Rich, dobbiamo parlare. Lasciami indovinare, di Nick e Bridget. Sei troppo coinvolta nelle loro vite. No, non voglio parlarti di loro. Allora deve essere del bambino, starà benissimo, vedrai, Brooke. Non ne sono sicura, ma non si tratta di Nick, si tratta di Taylor. È diventata matta, sta combinando delle vere follie. Si è messa a bere di nuovo? Non lo so, ma so che cerca vendetta. Vendetta? Sì, tramite Rick. Taylor ha sedotto mio figlio, Ridge. Taylor ha sedotto Rick. Non è divertente, Ridge. Taylor lo fa per vendicarsi. Si sono baciati con ostentazione davanti ai miei occhi. Dai, Brooke, non si sono baciati, non può essere vero. Ti stanno prendendo in giro e tu ci sei caduta. Non puoi prendere sul serio questa assurdità. Deve esserci sotto qualcos'altro. Hai ragione, c'è qualcos'altro. Taylor usa mio figlio per vendicarsi di me. Non credi di essere vagamente melodrammatica? No, Ridge, dico sul serio. Taylor sta usando Rick e lui si sta innamorando, almeno è quello che crede. È malata, ti dico. Taylor è veramente impazzita, te l'assicuro. Taylor, mi dispiace se è stato uno shock quel bacio davanti a mia madre, scusa. Ah, è stata una cosa davvero grandiosa. Nemmeno tra un milione di anni avrei immaginato che tu mi baciassi appassionatamente proprio davanti a Brooke. Fantastico. Volevo che vedesse che fra noi c'è un vero sentimento. Sì, senti, però Phoebe non dovrà mai scoprire niente. No, certo, sono sicuro che mia madre non dirà niente a Phoebe. No, tua madre è capace di fare cose veramente cattive. Speriamo che non arrivi niente alle orecchie di Phoebe. Ma in effetti perché dovrebbe dire qualcosa? Non c'è niente da dire? Io credo che ci sia, invece. Taylor, io penso davvero quello che ho detto prima. Beh, tutte le cose che hai detto erano meravigliose, bellissime, dei complimenti stupendi. Sei stato l'unica persona con il coraggio di opporsi a Brooke per difendere me. Non credevo che tu l'avresti fatto. Taylor, io ti ho sempre ammirato. Ho sempre pensato che sei bellissima, intelligente, piena di talento. E sì, è vero, è sorprendente che le cose fra noi si siano trasformate in questo modo. E capisco anche che qualcuno possa pensare che tu mi usi, o magari che sono troppo giovane per te. Beh, come pensa tua madre? Sì, però vedi, sinceramente a me non interessa cosa pensano gli altri, perché io so cosa c'è nel mio cuore. Voglio che tu sappia che ti penso ogni attimo della mia vita. Non c'è nessun altro con cui voglio passare il mio tempo. Voglio starti vicino e toccarti, baciarti, fare l'amore con te. Dammi la mano. Senti il cuore? Lo senti come batte? Batte molto in fretta. Sì, è vero. Taylor, io sono follemente innamorato.